Lancia, atterra, ripeti. Questo è lo slogan della Blue Origin, la compagnia privata del miliardario Jeff Bezos, che il 2 aprile scorso ha lanciato con successo il terzo prototipo del veicolo spaziale New Shepard in meno di 5 mesi. New Shepard è un veicolo riutilizzabile ed è stato chiamato così in onore di Alan Shepard, il primo americano nello spazio. Il test del 2 aprile consisteva in un lancio senza equipaggio, durante il quale il razzo e la capsula sono stati lanciati nello spazio dalla piattaforma del West Texas. La capsula, in grado di ospitare fino a 6 astronauti, si è separata dal veicolo dopo aver raggiunto una quota di circa 100 km ed è tornata a terra in sicurezza grazie al suo paracadute, mentre il razzo è rientrato 11 minuti dopo il lancio, atterrando con successo in posizione verticale. L'impresa di sabato 2 aprile si va ad aggiungere ai successi del 23 novembre e del 22 gennaio scorsi. Per raggiungere questi risultati sono stati necessari 6 anni di progettazione, costruzione e messa a punto. A differenza di altre capsule, quella della Blue Origin è completamente automatizzata. Questo permette di minimizzare il rischio di incidenti ed errori umani. La compagnia ha dichiarato che prevede di utilizzare il New Shepard per un progetto di turismo spaziale. Durante i voli di test, inoltre, la capsula ha ospitato 2 esperimenti scientifici che hanno permesso di simulare collisioni e impatti su superfici in condizioni di microgravità. Con lo sviluppo di un razzo riutilizzabile, la Blue Origin spera di abbassare drasticamente i costi dei propri lanci.